Per esempio, non so, chi ha studiato latino, quando mai avete tradotto una versione di Tacito dove Tacito dice che nel 70 d.C. nei cieli di Gerusalemme c'erano delle macchine volanti? Ok. Vi è mai capitato che vi abbiano fatto tradurre questa versione? Oppure il passo in cui Plinio il Vecchio, nella sua Naturalis Historia, racconta che tra al tempo delle guerre cimbriche, quindi tra il 113 e il 100 a.C., quando era proconsole Gaio Mario, nei cieli dell'Umbria è stata combattuta una battaglia aerea tra due schiere, una che arrivava da Occidente e l'altra che arrivava da Oriente, e quella che arrivava da Occidente è stata sconfitta. Ve l'hanno mai data questa versione da tradurre? No, perché poi bisogna spiegarla, no? Però c'è scritto, sì, punto. Però c'è scritto. E se Tacito è credibile, allora non possiamo dire che è credibile quando ci fa comodo e non è credibile quando non ci fa comodo. Perché questa roba qui del 70 d.C. la scrive anche Giuseppe Flavio, che nei cieli di Gerusalemme c'erano carri celesti che a un certo punto se ne sono andati tra le nubi. Fu vista una grande visione che se non avesse avuto tanti testimoni non sarebbe creduta, carri celesti circondare la città tra le nubi. E siamo nel 70 d.C. Ma il bello è che la stessa cosa ce lo racconta il più grande storico romano, Tacito, che nel libro quinto delle Storie ci dice che a Gerusalemme, quando sono arrivati i romani, ci fu una battaglia nei cieli, insomma, comunque c'erano questi carri nei cieli e una voce che da lontano diceva: le divinità abbandonano questo luogo. Lo scrive Tacito nel libro quinto. Io nel nuovo libro riporto i versetti in latino, così chiunque li può controllare. I versetti in latino. Queste robe qui non le danno mai nelle versioni da tradurre a scuola, perché poi le dovrebbero spiegare. Mi spiego? Però Tacito ce lo dice. Plinio il Vecchio, nel libro ottavo della Naturalis Historia, ci dice che al tempo delle guerre cimbriche, quindi siamo tra il 113 e il 101 a.C., quando era proconsole Gaio Mario, nei cieli dell'Umbria è stata combattuta una battaglia tra carri celesti, di cui una schiera arrivava da Oriente, una schiera arrivava da Occidente, e quella che arrivava da Occidente è stata sconfitta. Plinio. Qualcuno di voi ne ha sentito parlare a scuola? Mai. Ma è lì? Ma è lì? E mica erano ufologi, né Tacito, né Plinio, né Giuseppe Flavio. Nella Bibbia cenni relativi alla fine che possano aver fatto questo Elohim non ce ne sono. Nel senso che quello che si capisce è che da un certo punto in avanti, diciamo dopo l'esilio babilonese, quasi pare che si sia perso il contatto, nel senso che governavano attraverso dei rappresentanti che erano in realtà i sacerdoti del Tempio di Gerusalemme. Giuseppe Flavio, nel libro Le guerre giudaiche, ci dice che nel 70 d.C., quando i romani arrivano a conquistare Gerusalemme, nel libro VI delle guerre giudaiche, i sacerdoti che sono nel tempio sentono un grande frastuono, sentono una voce che dice: noi abbandoniamo questo luogo, e dice che fu vista una visione che se non avesse avuto tanti testimoni non sarebbe creduta. Carri celesti circondare la città tra le nubi e poi se ne vanno. Quindi ce lo dice Giuseppe Flavio che scrive nel primo secolo d.C. La cosa curiosa è che esattamente lo stesso evento ci è raccontato dal più grande storico romano, Tacito, che ci dice esattamente che nel 70 d.C. la città di Gerusalemme è stata circondata da carri celesti. Lo dice Tacito. Tra l'altro questa roba qui la cito con tutto, nell'ultimo libro Mondadori, quello uscito una settimana fa, Il Falso Testamento. Lì cito anche un'altra cosa, cito anche Plinio il Vecchio, il quale ci dice che al tempo delle guerre cimbriche, quindi siamo 113-100 a.C., quando era proconsole Gaio Mario, nei cieli dell'Umbria è stata combattuta una battaglia tra due schiere di carri celesti, una schiera che arrivava da Oriente, una schiera che arrivava da Occidente, e quella che arrivava da Occidente è stata sconfitta. Plinio il Vecchio.
Così come per Giuseppe Flavio, così intanto mi vengono in mente le cose, c'è un'altra bellissima curiosità. Voi sapete che a un certo punto si dice che no, Mosè va a morire, no? Perché Mosè avrebbe avuto la proibizione di entrare nella terra promessa. Quindi va a morire e la cosa interessante è che dice la Bibbia che lui decide quando andare a morire. E dice la Bibbia che quando decide di andare a morire era in perfetta salute, cioè stava benissimo. E va in questa valle di Moab accompagnato dai suoi fedelissimi, Giosuè ed Eleazar. Dopodiché, sempre nella Bibbia c'è scritto che fino ad oggi nessuno sa dove si trovi il sepolcro di Mosè. E questa è già una cosa abbastanza strana, perché in genere tutti i fondatori delle nazioni hanno ovviamente il loro sepolcro, no? Che viene onorato. Invece di Mosè non si sa nulla, ma Giuseppe Flavio scrive una cosa che è stupenda. Dice che va in questa valle di Moab, poi arriva una nube che se lo porta via. Ora, nube nell'Antico Testamento è il termine col quale si indicavano gli oggetti con cui si spostavano quelli là. E sappiamo che con quelli là se ne sono andati se ne è andato Elia, se ne è andato Enoch. E sentite cosa scrive Giuseppe Flavio. Dunque, arriva una nube e se lo porto via. E Mosè, lo trovate nelle Antichità Giudaiche, edizioni Utet. E Mosè fu costretto a scrivere che era morto perché nessuno potesse dire che se n'era andato con le divinità. Quando Gesù vive la vicenda della cosiddetta trasfigurazione sul monte, chi è che gli compare? Elia e Mosè, due non morti. Cioè due che sono stati portati via da quelli là. E si presentano a lui. È una combinazione strana, eh? Cioè una di quelle tante coincidenze strane, che vale quantomeno la pena di rimarcare. Poi ognuno ci fa i ragionamenti che vuole, ci mancherebbe. Tutta fantasia, va bene, sarà tutta fantasia, ma sta di fatto che a lui si presentano due non morti, cioè due che se ne sono andati via con quelli là. Allora, gli Elohim erano chiaramente degli individui che avevano conoscenze e tecnologia incomparabili con quelle dei popoli che governavano. La Bibbia non ci dice da dove arrivavano, non ce lo dice, quindi su questo bisogna essere chiari. La Bibbia però nel Salmo 22 ci dice che al grande capo appartengono la terra con tutto ciò che c'è, l'universo con i suoi abitanti. Quindi la Bibbia distingue tra la terra e l'universo con i suoi abitanti. Quindi questa roba qui è una dichiarazione del fatto che l'universo ha degli abitanti. Ok? Per rispondere a questa domanda dobbiamo uscire un attimo dalla Bibbia, perché ripeto, la Bibbia non ci dice da dove arrivano gli Elohim, non ci parla dell'origine di questi qui. I popoli di tutti i continenti della Terra ci parlano di questi qui come dei figli delle stelle, cioè di gente che è arrivata da un'altra parte. È arrivata qui e ha fatto quelle cose che invece poi la Bibbia si racconta, cioè di lì in avanti il racconto, diciamo così, si unifica. Ora, io ovviamente non ho nessuna prova per dire che queste qui arrivano da, perché non lo so ovviamente, però io faccio finta. Allora dico, se faccio finta che ciò che c'è scritto nella Bibbia sia vero, provo a fare finta che sia vero anche ciò che c'è scritto negli altri testi antichi, dove ci si dice che questi qui arrivano da altre parti. Alcuni di questi testi ci identificano anche parti del cielo da cui arrivano. Per esempio nei Veda si parla di uno dei punti di arrivo, nei Veda si dice che l'universo è popolato da 400.000 specie umanoidi, di cui molte sono arrivate qui. Perché in effetti il pianeta Terra è un pianeta che dal punto di vista, diciamo, di eventuali scienziati sperimentatori e inseminatori di vita, ha delle caratteristiche straordinarie, tanto basta guardarla, no? Nel senso che, come dire, consente una biodiversità straordinaria, quindi per qualsiasi sperimentatore è un laboratorio fantastico. Allora, moltissime specie sarebbero arrivate qui. Una di queste sarebbe arrivata da una zona che in sanscrito viene definita Mrigashiras, che significa testa dell'antilope, e che identifica un ammasso che si trova diciamo all'altezza della spalla destra della costellazione di Orione,
sapete che Orione è il gigante cacciatore della Beozia e quindi lui ha l'antilope cacciata che tiene sulla spalla e quindi la testa pende lì. E quindi quell'ammasso lì si chiama Mrigashiras, cioè testa dell'antilope, no? Una parte arriverebbe di lì. E lì, sapete, Orione è fatto appunto, no, sapete, le quattro grandi stelle, quindi Betelgeuse, tra l'altro questa stella si chiama Betelgeuse, quella alla spalla destra, e Betel in ebraico significa casa di El. In realtà in arabo Betelgeuse significherebbe cioè il braccio del gigante. Quindi c'è Betelgeuse, Bellatrix, Rigel e Safir, e poi Alnitaka, Alnilama e Mintaka, che sono le stelle della cintura di Orione. Quindi una parte arriverebbe da quella zona lì del cielo, questo ci dicono i Veda. Per cui se noi facciamo finta che sia vero ciò che ci dicono i testi antichi, prendiamo atto che questi qui erano figli delle stelle, cioè che sono arrivati qui da un'altra parte. Ripeto, non ho nessuna prova per sostenere questa tesi, però siccome ritengo che non avessero tanto tempo da perdere, perché noi ci mettiamo al computer, poi non ci piace, cancelliamo, allora scrivere era costosissimo da tutti i punti di vista. Cioè costava molto, ma non dico semplicemente in termini economici o finanziari, no? Ma voglio dire, significava preparare delle persone e poi con tutto quello che questo comportava. E quindi forse questi qui tenevano memoria dei fatti veramente importanti per la storia dell'umanità e lo facevano sotto dettatura, cioè come dire, da parte di qualcuno che diceva scrivi perché ti racconto come sono andate le cose, anche quindi come abbiamo fatto voi. Quindi se noi prendiamo atto, facciamo finta che ciò che dicevano gli antichi sia vero, questi qui arrivano da altre parti. Se noi questi discorsi qui, invece di farli qui in Occidente, li facessimo in India e ci direbbero ma che cosa ci stai raccontando, lo sappiamo da sempre noi. Cioè per loro parlare di queste cose qui, cioè di questi individui, nei Veda c'è scritto che l'universo è popolato da 400.000 specie umanoidi di cui molte sono arrivate qui. Di alcune ci si dice addirittura da dove sono arrivate. Per esempio una è arrivata da una zona identificabile nel cielo, che è un ammasso stellare che si trova all'altezza della spalla destra della costellazione di Orione e che si chiama in sanscrito Mrigashiras, che vuol dire testa dell'antilope, perché Orione, sapete, è il cacciatore gigante e questo cacciatore ha sulla spalla l'antilope morta e ha la testa che pende lì. Quindi quell'ammasso stellare là in sanscrito lo chiamavano Mrigashiras. E si trova all'altezza della stella che si chiama Betelgeuse. In ebraico Betel significa casa di El. In ebraico Betelgeuse, in arabo Betelgeuse significa la spalla o il braccio del gigante. E ci dicono per esempio che una di queste specie umanoidi arriva di lì. Per loro parlare delle battaglie celesti è assolutamente normale, ne sono pieni il Mahabharata, i Veda, i Purana. Cioè per loro... Negli anni 80 la compagnia aerea nazionale dell'India faceva le pubblicità a piena pagina con sottoscritto nei cieli dell'India si vola da 3.000 anni. Pensate se l'Alitalia scrivesse una roba del genere. Cioè per loro, l'attuale compagnia aerea del Bangladesh si chiama Biman, cioè Vimana, che sono gli oggetti volanti descritti nell'antichità dell'India, si chiama Biman, la B e la V sono intercambiabili, quindi si chiama Vimana, nel senso che, ripeto, per loro è assolutamente normale, per noi lo è meno. Ci sono dei testi tipo il Vimanika Shastra, dove sono descritti anche i tessuti con cui devono essere fatti gli abiti di quelli che volano, ci sono scritte anche le diete, così come ci sono le diete per gli astronauti attuali. Avete presente, io l'ho messo una volta su in rete, chi ha in mente le rappresentazioni degli Anunna o Anunnaki sumero-accadici, che sono il corrispettivo sumero-accadico degli Elohim biblici, no, hanno sempre una borsa. Avete presente? Cioè chi le ha sempre una borsa in mano. Le avete mai viste, oppure degli orologi, le avete mai viste? Le foto dei gruppi a 3 a 3 degli astronauti americani
russi o cinesi, quando vanno sulla navicella, hanno tutti una valigetta in mano, sono uguali. Uguali. Sono dei sistemi di filtraggio. Uno si dice, ma cos'era quella borsetta? Guardiamo i nostri astronauti, tutti vanno con la borsetta in mano. Cioè uno mette vicino, mettete vicino, le immagini degli Anun Anunnaki e le immagini degli astronauti americani, russi e cinesi, e dite, ma dal momento che questi ci dicono che quelli erano i figli delle stelle che arrivavano da. Anche qui, è vero o non è vero? Beh, io non ho prove, in modo più assoluto, non ho nessuna. Però faccio finta che sia vero. Perché faccio finta che sia vero? Perché ce lo raccontano tutti. Cioè dei figli delle stelle ci parlano tutti, dall'India agli indiani Hopi, dal Giappone agli indio sudamericani, cioè dei figli delle stelle parlano tutti. Ma perché il Vaticano ha investito 30 milioni di dollari negli anni 70 per costruire un osservatorio astronomico sul Mount Graham in Arizona, tra l'altro riserva indiana dove non si può costruire niente, neanche mettere un mattone uno sopra l'altro, sul Mount Graham che è il monte sul quale gli indiani dicevano che erano gli incontri con quelli lì. E quell'osservatorio lì è dedicato, visto che prima Alberto, alla esobiologia, cioè allo studio della possibile vita extraterrestre. Ma cosa interessa al Vaticano occuparsi della vita? Cioè non ha abbastanza anime qui da investire 30... Con quanti ospedali si fanno in Africa con 30 milioni di dollari? Perché fare una cosa... E sapete da chi è seguito? Tutto dai gesuiti. Guardate che non è segreto, eh? Se voi digitate in internet vaticanobservatory.com trovate l'elenco di tutti i gesuiti che ci lavorano dentro. Non è mica segreto. Poi ne hanno un altro in Alaska, dedicato allo studio dei corpi celesti sconosciuti. Ma cosa frega il Vaticano di occuparsi dei corpi celesti, visto che ha ancora alcuni miliardi di anime da convertire? Hanno anche inviato una sonda che si chiama Lucifer, portatore di luce. Quindi esattamente. Dire, cioè, quindi voglio dire, se si fa finta che i racconti degli antichi siano veri, non siamo i soli a far finta, perché non è giustificato che il Vaticano abbia tutto sto interesse. Il Vaticano ha fatto un convegno sulla esobiologia, un convegno importantissimo, dove ha, prego, 2009, dove ha invitato tutti i più importanti esponenti mondiali della esobiologia, dico bene? E poi tu che hai parlato con Monsignor Basti. No, non ti metto in difficoltà. No, va bene. No, non è nel senso che... No, va bene così, Alberto. Vabbè, okay, ha parlato dei giganti. Sì, ok. Okay. E quindi voglio dire, com'è che hanno tutto questo... Buonasera, grazie. Buonasera. Com'è che hanno tutto questo interesse per... Beh, insomma, qualcosa ci deve essere, no? Perché, visto che si devono occupare delle anime degli uomini, che sarebbero l'unico essere vivente che c'è, no? E di cui si devono occupare per riportarlo a Dio, eccetera, perché perdere tanto tempo a studiare quelle altre cose lì? Insomma, qualche motivo ci sarà. Quando si parla di altre forme di vita, cioè di extraterrestri, si deve tenere presente che le stelle, si presuppone che vengano fuori dal, che gli Elohim provengano fuori dal sistema solare, che le stelle sono molto distanti. Le faccio un esempio. Alla velocità della luce, cioè a 300.000 km al secondo, farei il giro della Terra 7 volte, cioè 7 volte in un secondo. La stella più vicina al Sole, cioè la stella più vicina alla Terra dopo il Sole è la Proxima Centauri, distante 4 anni luce, tipo 38.000 miliardi di secondi. Cioè un viaggiatore alla velocità della luce, cioè a 300.000 km al secondo, deve viaggiare per 4 anni per arrivare alla Terra. Secondo la teoria della relatività generale, il C, la famosa C, cioè la velocità della luce, è una costante.
Allora, qualcuno ha detto che nell'universo ci sono queste scorciatoie, chiamiamole wormhole, no? Penso che il richiamo da lei fatto si riferisce a quello, insomma. Se non sbaglio, ci può dire qualcosa in più? Cosa hanno detto gli studiosi, insomma, dell'Università di Napoli? Ah, io ho soltanto l'articolo lì. Comunque, voglio dire, questi sono i ragionamenti che giustamente noi facciamo sulla base delle cose che conosciamo. Sì. Ma se noi per esempio partiamo dalla ipotesi, nell'ipotesi c'è, poi la tecnologia manca ancora, quella della curvatura spazio-temporale, allora noi miliardi di chilometri li riduciamo a niente. Cioè invece di viaggiare di qui a lì, con i motori a curvatura si fa così, passo di lì a lì e poi rilascio. I motori a curvatura dal punto di vista teorico esistono già, non esistono ancora dal punto di vista pratico, almeno a quel che ci è dato sapere. Quindi in realtà, come dire, noi non sapremo come viaggeremo tra 100 anni o tra 1000 anni, per cui noi giustamente facciamo i ragionamenti sulle conoscenze di cui disponiamo adesso. C'è una cosa che mi colpisce molto, che le primissime puntate della saga di Star Trek avevano tutta la tecnologia che abbiamo noi oggi, tutta, tutta. Dai satellitari a... Noi adesso abbiamo iniziato a sperimentare il teletrasporto, ma in realtà siamo molto più avanti di quel che si dice, e lì hanno i motori a curvatura. Posso, per cui io penso che prima o poi ci arriveremo.